Ma hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco e finalmente ci siamo! È arrivato il giorno della partita contro la stramaledettissima Genesis. Andiamo, affrontiamoli e salviamo le sorti del calcio giapponese. A parte che salviamo il mondo, ma è un'altra faccenda quella. Ad ogni modo, oggi si affronta finalmente la Genesis. Quattro parti mi ci sono volute, mi sembra, per questo capitolo. Tantine rispetto a quelle che faccio di solito, cioè due. Però, oh, insomma, se ci vogliono, ci vogliono. Siamo contro la squadra. Attenzione! Freak in porta! Ehi! Oddio, Dio. Siamo contro le foche di Eime. Il che vuol dire che ci sono molti giocatori che hanno accettato di entrare a far parte della squadra dell'Alios Eime. E che la level 5 non si sia dimenticata il fatto che comunque sia stavano reclutando molti giocatori, quelli dell'Alios Eime. Meno male, è una cosa che non si sono scordati. Ogni tanto fanno una cosa giusta anche loro. Ok, bisogna andare qui, credo. Vediamo un po'. Sembra di sì. Un corridoio abbastanza lunghetto per... Di qua. Mi ricordo. O sbaglio. Ok. Oh, attenzione. Parata più. Beh, se ne avessi due ne darei una a Mark e una a Darren. Anche perché comunque sia Darren non mi piace come portiere, sinceramente. Ho sempre preferito Mark. Non lo so, così, a pelle. Ok, quella è fatta. È stata una partita abbastanza facile. Si scende. Oh, si torna qui? Ok. Ah, ci siamo! Sì, ragazzi, ci siamo! Probabilmente ho lasciato qualcosina, ma... Attenzione. Non funziona. Ah, ecco cosa ci ho lasciato. Ad ogni modo non penso sia tanto difficile. Tanto facile, voglio dire, non difficile. Tanto facile perdersi qui. Insomma, anche io con una pessima memoria mi rimane difficile perdermi. Vediamo un po' questa porta. Oh, attenzione, eccola. Per forza, non c'è altro. Oh, mo sì che ci siamo. Quelli della Genesis dovrebbero essere qui dentro. Siete tutti pronti? A quanto pare sì. Io no. Io salvo per sicurezza. Andiamo. Cosa sono? Videocamere quelle? Messe in mezzo al campo, tanto per... Sì, per far vedere la tecnologia, schermi fluttuanti, tutti con lo stesso testo riportato sopra, non so che cosa stia a rappresentare, ma... Cos'è questo posto? Guarda tutte queste telecamere e quanti schermi! Sì, praticamente... trasmetteranno la partita per far vedere la sconfitta della Raimon e la vittoria della Genesis. E quindi ora morirete tutti quanti. E invece no, perché vinceremo noi della Raimon. Cari amici del governo giapponese. Governo giapponese scritto piccolo, strano. Vi prego di perdonare il ritardo. Ritardo mentale? Padre! Ebbene, permettetemi di presentarvi le nostre ultime creazioni. Lo stadio più avanzato delle armi del gruppo Schiller, degli esemplari insuperati di guerrieri. Ecco a voi la Genesis! Ma io mi chiedo una cosa. Hai una pietra che dona superpoteri, più o meno, a una persona normale. Produci armi, magari creare dei super soldati? I guerrieri della Genesis sono molto più potenti di qualsiasi altra squadra dell'Alius. E non poteva essere altrimenti, sono pure macchine da combattimento. E perché possiate ammirarne personalmente le doti straordinarie? Trasmetteremo in diretta la partita che disputeranno contro la Raimon Eleven. Cosa? Ora, se volete scusarmi, dobbiamo mettere a punto gli ultimi preparativi. Sta cercando di vendere la Genesis al governo! È completamente pazzo! Non può essere il suo unico scopo. Eh no, non può. Il progetto Genesis deve essere il suo piano per conquistare l'intero Giappone.
Probabilmente spera di piegare il governo a proprio volere, dimostrando il potere che detiene. Se la Genesis vincerà, non ci sarà altra scelta se non obbedire alla sua volontà. Arriverà davvero a tanto per la sua sete di potere? Molto probabile che lo faccia. Padre! Aquilina. E così questi sono i membri della Raimon Eleven. Li avrei allenati bene, mi auguro. Padre, smettila di usare le pietragliali su dei ragazzini! Una volta eri diverso. Non avresti mai sacrificato i bambini della Sunshine Academy in questo modo. Sacrificato? Di cosa stai parlando? Dovrebbero ringraziare le pietre di Alius per le capacità eccezionali di cui godono. Ti sbagli! Guarda la squadra della Raimon! Sono diventati forti senza di essa! No, tu ti sbagli! Anche loro devono i loro progressi alla pietra! Cosa? Sono diventati più forti solo perché dovevano affrontare le squadre dell'Alius. In conclusione, hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, anche se in un modo diverso. No, non è affatto la stessa cosa. Questo sarà anche vero. Ma è comunque sbagliato creare degli individui dei poteri sovrumani con la pietra di Alius. Io ho dovuto allenare la Raimon Eleven per fermarti. Allenatrice. Quindi ti ostini a non capire il mio piano. Avrei potuto fermarti in qualsiasi momento, Aquilina, eppure... Mi serviva che tu preparassi quelli della Raimon per renderli avversari degni della Genesis. Cosa? Le vittorie sulla Gemini Storm e l'Epsilon hanno portato grande fama alla tua squadra. Sconfiggerla significherebbe mandare il valore di mercato della Genesis alle stelle. No! Hai fatto un lavoro egregio, Aquilina. Ti sono immensamente riconoscente. Tutto quello che ho fatto faceva solo parte del tuo piano. Allenatrice! Mi dispiace, ragazzi. Pare che abbia fatto esattamente quello che mio padre voleva fin dall'inizio. Vi ho trasformati in uno strumento di promozione della Genesis. Non ho alcun diritto di essere la vostra allenatrice. No, gliel'ho già detto, lei è la nostra allenatrice e nessun altro. Mark, siamo arrivati fin qui perché era quello che desideravamo, non per colpa degli stupidi piani di suo padre. Mark ha ragione, nessuno di noi farà il meschino gioco di suo padre. Ragazzi, l'energia non vi manca, questo ve lo concedo. Astram Schiller, temo che i suoi complotti siano giunti alla fine. La polizia arriverà presto. Ah? La polizia? Come se mi avesse mai spaventato. Ho un mucchio di amici tra le forze dell'ordine. Inoltre non potrebbero mai prendermi. Ah, forse non se n'è accorto, ma abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra. La Genesis è impotente, ormai è finita. Ah, sì? Nessuno può sconfiggere questi ragazzi in una partita d'armi pari. Loro. L'Inazum Eleven. Sono la migliore squadra che conosca. Allenatore Iman. Oh oh, davvero interessante. È ora, signore. Lo so. Ora tutti gli spettatori sintonizzati potranno vedere una volta per tutte qual è la squadra migliore in assoluto. Xavier, fagli vedere la potenza della Genesis. Sì, padre. Affrontiamoci, Mark. Combattiamo per ciò in cui crediamo. Sistemeremo questa faccenda, Xavier, giocando a calcio al modo della Raimon. Genesis, fatevi sotto! Fate cozzare le teste. E via. Mo sì, mo è bella. Non sarà troppo difficile, però, eh? Mi sono allenato bene. È arrivata l'ora di affrontare la Genesis e non abbiamo ancora perfezionato la mano insuperabile nell'energia della Terra. Però abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra di Alius e questo dovrebbe averli indeboliti. Siete la squadra più forte del paese e io ho un'unica richiesta. Fate qualsiasi cosa per vincere! Sì! Va bene ragazzi, questa è l'ultima partita contro l'Alius. Diamo il massimo! È finita Mark Evans. Questa è l'ultima volta che giocherò a calcio contro di te. Sì, perché poi ti recluto e vieni a giocare con me, quindi... Ehi! È ora di far vedere al mondo qual è la potenza della Genesis. Sì, padre. Farò qualsiasi cosa per esaudire i tuoi desideri. Fatti sotto, Mark Evans! E va bene. Sì, so come fa una chitarra perché ce l'ho anch'io una chitarra, quindi... So suonare una chitarra, sì, se è questo quello che volete sapere. Ok, e
Sinceramente, io vorrei Mark in porta. Però mi sa che richiede Darren. Non che richieda Darren, però... Quando loro tireranno in porta, Darren svilupperà sicuramente la mano insuperabile e ok. Inizia la partita, passiamo la Mark. Passiamo la Jude, passiamo la Daxel, tiro in porta. Tormenta di fuoco, iniziamo subito. La cosa che mi piace delle squadre dell'Alius è che le loro tecniche sono fortissime e consumano pochissimi punti tecnica. È una cosa che mi affascina. È impenetrabile davvero? È impenetrabile davvero, cavolo. S, notevole. Che misero tentativo. Attenzione però. Ah, Sean! Oh, attenzione però, da dietro, potrebbe anche andare male per me. Nonostante io fossi dietro in scivolata, lei mi ha superato come se nulla fosse. Posso quasi accettarlo. E sottolineo quasi. Mark e Jude. Forza, ricorriamo alla zona micidiale 2. Infatti ci stavo pensando proprio in questo momento. Ma non è che devo andare con la zona micidiale 2? Questa volta con Sean. Ma va bene. Ok. E mo è gol. Ah, sì, è vero. Cosa? Ha fermato il nostro tiro come se niente fosse. Terrestri, volete fare sul serio o cosa? Avrei potuto barare quel pallone con un dito. Forza, vi concedo un'altra opportunità. Cosa? Ha buttato via la palla. No, l'ha passata a Mark. Ben, non ha intenzione di tirare, fatti avanti. Non è nessuna possibilità di segnare. Diamine Mark, lascia fare a me. Il richiamo del lupo gli toglierà quel sorriso che ha stampato sulla faccia. Richiamo del lupo! Non è possibile! Come può essere? Abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra di Alius! Eppure non sembrano molto più deboli. Oh no! Sapevo che avremmo dovuto prima perfezionare le mega tecniche. Molto strano. La Genesis non sembra aver per niente perso la propria potenza. Avete interrotto il flusso di energia della pietra? Illudendovi che questo avrebbe indebolito la Genesis. Per vostra sfortuna la Genesis non è alimentata dall'energia della pietra di Aius. Cosa? I membri della squadra sono stati addestrati secondo il programma Soldato Supremo fin dall'infanzia. In altre parole, sono dei comuni esseri umani, dotati di poteri straordinari. Nessun trucchetto, sono veri soldati, autentici esemplari di perfezione. Questa sarebbe la perfezione. Non ci credo, com'è possibile? E quindi l'Epsilon e la Gemini Storm? Loro giocavano sotto l'influsso della pietra di Alius. Il loro unico scopo era fornire un allenamento alla Genesis. Affrontare degli individui dei poteri sovrumani ha permesso loro di diventare ancora più forti. Capisco. E lei voleva vendere al governo questo programma per la creazione di soldati dalle capacità potenziate. La Genesis è troppo forte. Allenatrice, cosa dobbiamo fare? Sì, noi non abbiamo bisogno di ricaricare la nostra energia. Non ci siamo rifugiati in questo posto per ricaricarci, ma per giocare una partita contro di te, Mark Evans. Xavier. Qui nessuno potrà disturbarci. Ora risolviamo la questione una volta per tutte. Questo è il nostro campo da gioco privato. D'accordo, Xavier. Come vuoi. Ma non si tratterà semplicemente di tirare due calci a un pallone. Vi dimostreremo cosa significa veramente giocare una partita di calcio. Una di quelle che fanno battere il cuore. Eccola qua. Sei un gran bel tipo, Mark Evans. Va bene, mettiamo fine a questa storia. Ammetto di essere un po' deluso di non vederti in porta, comunque sia. Ah! Guardate la sua gamba destra, sembra illuminarsi, come se stesse accumulando una quantità enorme di energia. Davvero? Sarei in grado di fermare il suo tiro? No, non devo farmi prendere da panico proprio ora. Mark confida in me per proteggere la porta della Raimon, anche senza la mano insuperabile. Non posso arrendermi senza nemmeno provare, devo fermarlo! Vediamo se riesce a fermare questo.
Meteora dirompente! Tocca a me! Mano del colosso! Questa è bella. Una delle mie tecniche preferite. Oh, grande Darren! Ce l'ho fatta! Ho fermato il suo tiro! Ottimo lavoro, Darren! Continuiamo così, andiamo alla grande! In fondo non siete del tutto incapaci. Forse vi ho sottovalutato. Da adesso in poi non vi risparmierò nulla! Mark, guarda! Quella formazione può mai essere... l'audacia che avete dimostrato sfidandoci in merda che vi scontrate con una tecnica adeguata! Si tratta della... oh, supernova! Darren, scappa! Non posso scappare, non posso abbandonare la porta che Mark ha affidato a me! Darren, Mark, ti prego, fa qualcosa! Ma che succede? Devo farcela io. La mia mente si è come annebbiata. Darren! Mark! È la tua occasione, dimostra quello che sai fare. Fallo, usa la mano insuperabile. Mark, tu stai sorridendo. Ti diverti anche in un momento del genere. Coraggio, Darren. Ha fiducia in te, sa che puoi farcela. Sorridi, divertiti! Vedi, Darren? Sei riuscito a mettere in atto la mano insuperabile già una volta, giusto? Scommetto che in quell'occasione non ti sentivi così sotto pressione. Rilassati ragazzo, cerca di divertirti. Ho capito. Ora so come ha fatto realizzare la mano insuperabile quella volta. Guardati Darren, sembra diverso. È come se ci fosse una specie di aura attorno a lui. E la sua espressione sta sorridendo. Fatevi sotto Genesis, questa è la mia mano insuperabile! Ma quella è la più potente delle mega tecniche maestro della David per un portiere. La mano insuperabile. Wow, straordinario, Darren, ce l'ha fatta! Sì, ce l'ho fatta, ho difeso la tua porta, Mark. Come? Come può essere? La supernova è stata bloccata. Sei stato davvero grande, Darren. Hai spoilerato una tecnica come quella al momento giusto. Ma come hai fatto? Eri riuscito a realizzarla una volta sola prima, vero? È tutto merito di Mark. Eh? Merito mio. Fin dall'inizio della partita ho tentato disperatamente di fermare ogni pallone. Ero talmente sotto pressione che mi sono dimenticato di divertirmi. Ma ho visto Mark che sorrideva, anche se stavamo affrontando la Genesis. Sembrava essere così felice di giocare, seppur contro un avversario così forte. È stato bellissimo e mi ha fatto ricordare che il vero obiettivo del calcio è divertirsi. Davvero? Si vedeva così tanto che mi stavo divertendo? Puoi scommetterci. Così quando ho visto la supernova arrivare verso di me, ogni pensiero è svanito. Ma dopo ho provato una strana sensazione. Come se sentissi di poter davvero fermare quel tiro formidabile. E poi, prima che potessi rendermi conto di cosa stavo facendo, ho realizzato la mano insuperabile. Ah, ora capisco. Quando sei riuscito a mettere in atto la mano insuperabile la prima volta, ti stavi allenando con Mark. Ti stavi divertendo. Credimi, Darren, diventi sempre più simile a Mark ogni giorno che passa. Hai acquisito anche alcune delle sue stramberie. Ah, è vero. Grazie infinite, Mark. Sono riuscito a perfezionare la mano insuperabile solo perché tu hai avuto fiducia in me. Certo che ne avevo, Darren, ma non ero lì solo. Tutta la squadra credeva in te. Axel, Sean, Jude, l'allenatrice, tutti. Ciascuno ha fiducia nei propri compagni. Se crediamo gli uni negli altri, diventiamo 100 volte più forti. Non importa chi affrontiamo, finché siamo uniti possiamo vincere. Mark ha ragione, nessuno può spezzare il legame che ci unisce, né minare la lealtà che abbiamo gli uni verso gli altri. È strano, quando siamo insieme, ho l'impressione di poter fare qualsiasi cosa. Ma è chiaro, Jude, noi siamo la squadra più forte che sia mai esistita. Victoria ha ragione, noi... ne possiamo vincere! Ma cosa è di nuovo quella luce? È così calda, così brillante. Ora mi sento più forte che mai. Tutta la nostra forza e i nostri cuori. Riesco a sentire ciascuno di voi attorno a me.
Mark, potrebbe essere il momento. Sì, forse ora siamo pronti. Per realizzare il tiro più potente del nonno, l'energia della Terra. Mark, Axel, Sean, sarete voi tre a effettuare il tiro. L'energia della Terra è la nostra ultima speranza. Sì, allenatrice. Forza ragazzi, facciamogli vedere quanto siamo forti tutti insieme. Mark. Zin. Sei davvero incredibile, Mark Evans. Giocare a calcio con te è il massimo. Ora forza, dimostrami cosa sai fare. Fammi vedere in cosa consiste questa forza di gruppo di cui parli tanto. Questa sensazione. Credo che possiamo farlo ora. Tirerò io, va bene? Userò l'energia della Terra. Passatemi la palla. Ok, ora ci siamo. Ci siamo! Riesci a stare a passo? Ah, sei tu quello che deve stare a mio passo. Mark scoppia di energia. E Mark usa l'energia della Terra. Para questo, bimbo. Ah! E vai, ce l'abbiamo fatta, abbiamo segnato. Hai segnato, Mark, grazie al cielo. Finalmente abbiamo fatto gol. Ma com'è possibile? Incredibile. Così è questo quello che sei in grado di fare, Mark Evans. Quello che sono in grado di fare? No, Xavier, ti sbagli. Non sono stato solo io, ma tutta la squadra insieme. Non c'è nulla che non possiamo fare quando collaboriamo. Non abbiamo limiti. Tutta la squadra insieme. Non ti ho detto che vi avremmo dimostrato cosa significa veramente giocare una partita di calcio? Beh, non ti ha fatto battere il cuore? Sì, è vero. Forse è proprio questo che mi attira di te, Mark Evans, la passione che hai. Forse se ti avessi incontrato prima. Xavier, che spettacolo penoso. Temo che non ci sia altra scelta. Quale scelta? Di cosa parli? Vabbè, primo tempo sta per finire, lasciamogli palla. Ok. Xavier, voglio che disattivate gli inibitori nel secondo tempo. Disattivare gli inibitori? Ma padre, significherebbe sprigionare la vostra potenza al 100%. A quel punto niente da Raymond sarebbe una pura formalità. Ma se lo facciamo, i nostri corpi potrebbero non essere in grado di reggere l'impatto della nostra stessa potenza. Sei stato proprio tu a dirci di non disattivarli per non farci del male. È un ordine, Xavier. Se non sconfiggiamo Doraemon ora, tutti i nostri sforzi saranno stati vani. Padre, in qualità di capitano della Genesis non posso chiedere alla mia squadra di farlo. Poiché Xavier non sembra all'altezza dei suoi doveri, prenderò io il suo posto, padre. Bellatrix. Eccellente, il capitano sarà sostituito nel secondo tempo. La Genesis è nelle tue mani, Bellatrix. È tuo dovere fare in modo che i miei ordini vengano eseguiti. Padre, ti prego, aspetta! Sei ancora più incapace di quanto mi aspettassi, Zin. Così ti preoccupi della squadra? È patetico. Questi umani ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Io ti disprezzo, Zin. Hai sempre fatto tutto quello che volevi, e il nostro padre ha regolarmente chiuso un occhio con te. Bellatrix. Abbiamo il dovere nei suoi confronti. Hai dimenticato che si è occupato di noi quando i nostri veri genitori ci hanno abbandonato? Non mi importa di farmi male o peggio. Io vivo per obbedire alla volontà di nostro padre. Bellatrix, no! Genesis, ascoltatemi bene. Vi impartisco il mio primo ordine in qualità di capitano. Disattivate gli inibitori. Sì, capitano. Cosa succede? Stanno tutti provando quei piccoli pulsanti sulle loro uniformi. Bellatrix, ti prego, è troppo per il tuo corpo! La loro potenza sembra crescere terribilmente. Oh. Siamo pronti, è tutto per nostro padre. Bellatrix, devi fermare questa follia. Strepitoso! Non potrei aspettarmi altro dai miei guerrieri supremi. Padre, Xavier, mi hai deluso. È ora di tornare in campo e portare a compimento il progetto Genesis. Ma che succede? Perché capitano è Bellatrix? Che ne è stato di Xavier? La vera partita inizia ora. Preparatevi ad affrontare la potenza assoluta della Genesis. Agilità, potenza, velocità.
Siamo infinitamente più forti sotto ogni aspetto. Significa che hanno in serbo due tecniche ancora più potenti della supernova. Dici sul serio, così non potremo mai batterli. Mark, cosa dobbiamo fare? Niente paura. Il quaderno del Nando diceva che le mega tecniche non sono perfezionate, ovvero possono sempre essere migliorate. Se loro riescono a diventare più forti, allora ci riusciremo anche noi. Hai ragione, non abbiamo limiti. Possiamo sempre migliorarle e diventare più forti. D'accordo, Genesis. Vediamo chi sa davvero superare i propri limiti. Certo, la Genesis ripristina tutto, mentre noi... no. Grande illusione, ce la faccio? Perfetto. Ma il prossimo tiro mi sa che... toccherà a te, perché non ho più punti tecnica con Jude. Sperando di farcela. Oddio, forse la zona micidiale, se usassi il furore potrei riuscire a farla. Non lo so. Ci picchia. Notevole. Che misero tentativo. Umano. Vorrei andare in furore, ma è un po' presto, sinceramente. Che succede? Che è sto mischiume? Oh, allora, Mark. No, ma Mark! Giuro che se mi fanno un gol ora mi metto a urlare. Ah, beh. Basta. Certo, la centrocampo, tiro con un tiro normale. Oh, vai, è finita. Adesso vi è chiaro di cosa siamo capaci? Wow. Oh, ora sono tutti quanti al 30 in su. Era ora. E l'ultima partita, oh, che sarà. Perché questa non è l'ultima. Cosa abbiamo perso? Com'è possibile? Bellatrix. I miei piani sono falliti. Padre, io ci ho provato. Falliti nel momento più importante. Non voglio mai più vedere la tua patetica faccia, Bellatrix. Sparisci! Padre, e cosa stai dicendo? Ho fatto tutto per te. Se mi abbandonerai, io... No! Di prepotenza. Padre, attenzione! Cosa? Xavier, perché? Padre, io non aspettavo altro che tu venissi a trovarci alla Sunshine Academy. Lo so che mi hai dato il nome di tuo figlio, quello che hai perso. Io volevo solo essere come un vero figlio per te. Xavier. Dobbiamo portarlo in ospedale. Sì, ve ne prego. Salvatelo. Vi scongiuro. Gli ha spappolato le budella. Ma certo. Lei aveva un figlio di nome Xavier. Ah? Ho fatto alcune ricerche. Morì 10 anni fa. Si chiamava Xavier Schiller. Così ha dato lo stesso nome anche all'orfano. I bambini della Sunshine Academy. Li ho usati per il mio programma Soldato Supremo.
Lui era uno di loro. Assomigliava a mio figlio. Ecco perché gli ho dato quel... Amava il calcio, proprio come lui. Ma Xavier fu ucciso mentre si trovava in una scuola di calcio all'estero. Ucciso? Dagli atti risulta che si trattò di un incidente. Il responsabile era il figlio di un politico influente. Ho provato a fare luce sull'accaduto, ma è stato inutile. Da allora ho iniziato a odiare il mondo. Ho perso il senno. Volevo scatenare una guerra e distruggere l'intero pianeta. Una brutta storia. Ciò che ho fatto a quel ragazzo è imperdonabile. Lui mi considerava come un padre. Io invece l'ho sempre considerato solo come un tassello del mio piano. Ne è proprio sicuro? Non pensa che una parte di lei volesse crescerlo come un figlio? Sì, forse sì. Signor Schiller, sono arrivati degli agenti per portarla via. Dobbiamo andare. Allenatrice. Padre! Oh. Aquilina! Noi ti aspetteremo. Oh. Oh. Vedrai, io e Xavier ti aspetteremo, prometto. È ora di farla finita. Cos'è stato? È un terremoto? L'intera base sta tremando. Qualcuno ha innescato il sistema di autodistruzione. Cosa? La base sta per esplodere? Forza, allora dobbiamo andarcene da qui. Diamine! Anche tu, muoviti, dai! Ma perché? Perché aiutarci? Che cosa stai dicendo? Vuoi vivere, giusto? Forza, andiamo! Vuoi ancora giocare a calcio, vero? I giornali noteranno quella cosa, poco ma sicuro. E quella fu la fine dell'Alius Academy. Una cosa che però non ho mai capito. Il modo in cui i sentimenti cambiano in modo repentino. Fino a qualche minuto prima nella partita, Astram Schiller era
No, dovete vincere a tutti i costi, disattivate gli inibitori, fatevi male, dovete vincere a tutti i costi. Poi dopo, quando lo portano via, è pentito. Cosa, fino a un minuto fa volevi che i tuoi figli si massacrassero, tuoi figli, insomma, sempre, anche adottivi, ma sono sempre figli. Volevi che i tuoi figli si massacrassero pur di vincere una partita e poi dopo piange, pita persa, perché tua figlia, la vera figlia, ha detto che ti aspetterà. Insomma, un minimo di coerenza. Avevo temuto che fossimo spacciati, ma tutto andò per il meglio, per i miei compagni, quella della Genesis, tutti quanti. Il calcio era salvo, e potevamo ricominciare a giocare per divertirci. Nonno, grazie per aver vegliato su di noi. Wow! Abbiamo battuto l'Alius Academy e il nostro viaggio si avvicina alla fine. Ma cosa ti aspetta alla Raymond? Lo saprai nel prossimo capitolo, uniti per sempre! Forza, giochiamo a calcio! La prima volta che giocai questo ultimo capitolo ero tipo, ma che succede? Non è questa l'ultima partita? E pensavo, ma dico, ma cos'altro potrà mai esserci? Abbiamo sconfitto la Genesis, l'Alius è distrutta, cos'altro può esserci? Nonostante qualche secondo prima ci fosse stata la scena in cui Wiles prendeva e portava via alcuni frammenti delle pietre di Alius, ma ero un ragazzino a quel tempo, se chi ci faceva caso in particolare. Ad ogni modo, Cuj, questo video termina qui, è stata la parte, il capitolo più lungo di tutto quanto il gioco fino ad ora. Probabilmente in Inazuma Eleven Go Chronostone sto vedendo che molti youtuber hanno portato tantissime parti, il che un po' mi fa presagire che sarà un gioco ancora più lungo, con almeno tre parti a capitolo, se non di più, perché comunque sia sembrano, c'è gente che ha giocato parti lunghe e di diversi capitoli, non lo sto vedendo, però comunque sia nel titolo mettono capitolo 1 parte 3 di 5, addirittura 5 parti, insomma, quindi sarà una cosa abbastanza lunghetta. Ma per il momento questo capitolo è stato il più lungo e anche secondo me uno dei più belli, anche se il mio preferito è un altro. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con il proseguimento di Inazuma Eleven 2 e l'inizio dell'ultimo capitolo. Bye bye!